pare che con voi ci ho perso pure troppo tempo. Due o tre chiodi l'ho battuti oggi. Ma vado a piare il calzino da mia madre e me ne vado a casa. Anzi, lo sai che vi dico? Che per la settimana manco vado a lavoro. Me godo mi figlio, me godo. Ma che ve credete, che a far suo mestiere sono contenta? Non pensate che se solo avessi trovato un altro straccio di lavoro avrei cambiato vita? A Roma si dice che chi fa quello che faccio io fa la vita. E me? Ma che vita questa? Lasciamo perdere, va, che è meglio. Ma signor, un'altra cosa gli voglio dire. Lei mi può giudicare come e quanto gli pare, ma tutto pare, meno che rovina un'altra famiglia. Che a me ne dice sempre, ma io ce l'ho messa sempre tutta, io vorrei sapere perché il principale, che poi sarebbe il padre di tuo figlio, ma allora io a questo punto mi domando, ma perché, ma allora San Giuseppe, ma che, vabbè, dico, ma perché mi devono succedere tutte queste cose, no? E io vorrei sapere perché io vengo dalla famiglia religiosissima, sia la mia l'altro giorno a Dio Rosario, ma perché? Chiedeva perdono per i peccati. Ma che sta tizia, la mia è morta in libata. I tuoi, Peppi. I tuoi. Io pensavo che manco mi voleva bene. E che a te t'hanno voluto troppo bene. Questo è il problema. Sono stato un po' vivace, voglio dire. Però voglio dire, pure tuo figlio l'avrà fatto cuore qualche volta, no? Beh sì, mi ha fatto tribolare un pochetto, però. Ma mica te vorrei mettere a paragone con... Ma che sta scherzando? No, no, neanche. Io il confronto non so